she was home, she was a swan. When she was out, she was a tiger. And a tiger in the wild is not tied to anyone. Posso chiederti un invito ai telespettatori per seguire questa nostra chiacchierata? Ah, certo. Allora, io non vado tanto spesso in televisione e quindi vi dico anche che sono Monica Guerritore. Abbiamo questa bellissima chiacchierata con Michele Sciancalepore che vi prego di seguire perché potrebbe portare anche delle cose che vi potrebbero anche sorprendere e interessare. Quindi febbraio, martedì, seconda serata, che non è tardi, no. È 2-3 del mattino. Go away, go away. When she was young, she was a cat, and all day long she met the stars. She told in arte Ginger. Ah, Pippo Botticella, in arte, per servirla. Con il mio compagno Pippo Botticella, sì. Noi formavamo la coppia Ginger e Fred. Bellissimo. Allora, noi eravamo famosi per il tip-tap. Oh. Non ci preoccupi, signora, in televisione va bene tutto. Ah, quindi il nostro numero serve per presentare l'ammiraglio che è l'ospite d'onore. Esatto. A posto. Noi siamo dei professionisti! Noi ci dobbiamo ribellare! Ribellare a tutto questo! Io me ne voglio andare! No, a chi lo devo dire? Perché io davanti alle giustizie, Amelia, a vampo, capisci? Io me ne voglio andare! A vampo! Non lo voglio fare! Ma che ci stiamo a fare noi qui? Pecoroni! Io voglio restare qui, hai capito? Andiamo via prima che torni la luce. A tutti fa piacere salire su un palcoscenico. Guarda che belle luci, guarda. Ti ricordi come eravamo felici quando salivamo su un palcoscenico? Certo. Siamo come dei fantasmi. Non esistiamo. Io partirei da una domanda abbastanza basic, ovvero perché Ginger e Fred? Nel senso che Fellini, lo sappiamo, lo portò sul grande schermo nel 1986, se non sbaglio, e quando mostrare come, che ne so, ad esempio, la pubblicità non fosse uno spot, come diciamo oggi, ma una sorta di mainstream, cioè di flusso costante, importante, e nello stesso tempo invece l'umanità e le tematiche che ne scaturivano invece erano utilizzate come una sorta di intermezzo per riempire i buchi tra una pubblicità e un'altra, no? Ed era illuminante questo nell'86. Oggi cosa può dirci ancora Ginger e Fred? Esattamente la stessa cosa, bisogna solo prenderne consapevolezza e rimanere svegli. Il teatro serve a questo, se no tutte le tematiche di cui il teatro tratta non servirebbero a niente, mentre invece attraverso lo specchio vissuto lì, carne e ossa, di cose che ti riguardano, che riguardano il tuo contesto, le vedi e in questo caso, nel caso di
di Ginger e Fred, ne sorridi, e nel momento in cui ne sorridi ti svegli e dici sì, è così, ridendoci sopra, ridendo e sorridendo su quello che vedi, prendi consapevolezza di quello che ti abita, quello che abita la tua televisione, la tua vita. Questa è la tua TV! Sì, questa è la tua TV! E dato che la pubblicità deve essere sostenuta, e quindi anche questo materiale umano non può essere un materiale umano come vorrebbero Ginger e Fred o Amelia e Pippo, portare in scena la loro grazia, il loro numero. Infatti il presentatore dice: quanto dura? 6 minuti, troppo, tagliane, fai 3. In TV poi si sistema tutto. Cioè non c'è tempo per quella roba lì, chiedono l'orchestra, non c'è l'orchestra. Perché ci vuole l'orchestra, perché lui poi fa un corno, c'è un corno, no, il corno è un elemento dell'orchestra che fa la nave, che... ecco. Così? C'è la musica registrata. Ecco, tutto questo perché la cosa importante è arrivare lì, è arrivare allo stacco pubblicitario. Signore e signori, pubblicità! Vorrei che mi aiutassi a fare un po' la sinossi dello spettacolo, sì, se possibile. Allora, inizio io, almeno la visione che ho avuto all'inizio. Una ciurba abbastanza variegata di personaggi entra in scena. Brigitte Bardot! Rita Hayworth! Eccola! Fred Astaire! Eccolo! Ginger Rogers! E tra questi personaggi così spaesati, in particolare loro spaesati, disorientati, anche un po' sperduti, ci sono appunto Ginger e Fred, due vecchie glorie con un passato pieno di fasti, di ballerini, che poi si capisce subito, non si riconoscono in questo circo mediatico, insomma. Ma perché ci hanno preso questi? Ma che pensano di metterci in mezzo agli altri come se fossimo dei bambolotti ammaestrati? La scena si trasforma in camerino, cioè in sala trucco. Nella sala trucco questi personaggi finalmente diventano visibili e le loro maschere, cioè il sosia di Brigitte Bardot, il sosia di Clark Gable, Dalla, il coccodrillo, la donna senza testa, tutte persone che verranno poi messe dentro lo show, ci sono anche Ginger e Fred che non si riconoscono, come dicevi te, nei modi. Ci deve essere un errore, noi abbiamo una trasmissione dove facciamo il tip tap, non c'è una mucca, credo. No, sarebbe meglio dirlo subito, perché così io e lui ce ne andiamo. Dai, finiti il capo. Facciamo vedere che siamo dei professionisti. Nel momento in cui loro cominceranno a ballare nel loro numero di cui erano famosi, va via la luce. Fred! Signori in platea, fermi, non vi muovete, è solo un piccolo problema tecnico, risolviamo subito. Mi raccomando, sta per andare in onda la pubblicità, adesso dopo la pubblicità. Un'intervista. Un'intervista, ma a due attori straordinari, voi vi domanderete chi sono, questi che vedete, sì, Carlotta Anatoli ed Emilio Solfrizzi, Emilio Solfrizzi e Carlotta Anatoli, ed è un'intervista dove abbiamo detto delle cose assolutamente... Ma di un'intelligenza, ci siamo sorpresi a vicenda. Noi stessi. Una raffinatezza, un'eleganza. Esatto. Non potete, dopo la pubblicità, mi raccomando, cioè, vi vogliamo dura trovare. Poco, quanti siete? 40-45. 5 minuti, 7, 8, state pure 9, vogliamo trovarvi tutti e 9 lì di fronte. Magari un bicchiere di vino. Esatto, non potete capire perché Carlotta a un certo punto si fa delle... Sì, sì, ma questa la racconta sempre, però, la solita però cosa lo di dico Loch Ness, anche per il pubblico, guardatemi, io non voglio dirvi cosa farò. Ciao. Guardate solo il profilo, guardate. Beh, io ce l'ho questo e tu c'hai questo, eh? Ginger e Fred, così
impauriti e spauriti, chi possono essere oggi? Beh, tutte le persone che arrivano in televisione cercando di portare qualche cosa di autentico, che ha bisogno di tempo, tutte quelle persone che magari il pubblico ascolterebbe anche, che però vengono in qualche modo in genere castrati da un forza forza via, leggeri, leggeri, leggeri. Tutti i temi devono essere trattati in leggerezza, niente può essere, a meno che non sia mostruoso. Esatto. Quindi o c'è la leggerezza superficiale che da una cosa si passa a un'altra, oppure c'è l'andare dentro fatti mostruosi con qualche cosa che va contro a quello che, di cui parlavano i drammaturghi e i filosofi greci: non bisogna mai mostrare il sangue. Quindi o leggerezza o morbosità. O morbosità. Tuo marito ti picchia. Tuo marito non vuole che tu segua la tua aspirazione artistica. Tuo marito ti vede solo come una persona per le faccende domestiche, ecco, quella che volgarmente viene definita una casalinga. Premesso che il teatro è sempre polis, diciamo, quindi è sempre politico. Certo, sempre, no? Politico. Allora, in questa trasposizione, o possiamo chiamarla anche tradimento, no? Nel senso proprio letterale, sì, certo. No? Del tradurre, trale, certo. È una riscrittura scenica, infatti, assolutamente. Ecco, in questa trasposizione cosa c'è di politico, secondo te? Beh, il fatto di parlare, soprattutto, forse è il mio spettacolo più politico, più ancora di Giovanna d'Arco, perché parla di un momento storico che noi stiamo ancora ora vivendo, preconizzato da un grande artista come Fellini, tanti anni prima. Vedrete questa scritta applausi, quando si illumina vi dovete scatenare, mi raccomando, interattivi e recettivi. Al mio tre, applauso. Uno, due, tre, applauso. Silenzio! Io so che nel tuo lavoro di autrice e regista parti da un'immagine. In questo spettacolo ce ne sono tante, proprio immaginifico, per cui, non so, la luna, il buio all'inizio, ma poi anche lo studio televisivo così cialtrone, il presentatore cialtrone, un po' cinico, il coinvolgimento della platea, il caso pietoso, la pubblicità meravigliosa, sì, no? Ecco. Sì. Lo senti nelle ossa, è qualcosa di unico. Parte lo show, segui la scia e la regia sarà magia. Benvenuti a questa puntata speciale di Ecco voi è Natale! Facciamo entrare il sosia mascherato, eccolo qua! Venga! E facciamogli un applauso! Mettiamo a letto i bambini, fatto, perfetto. Ma ora noi ci dobbiamo divertire, that's entertainment, eh? Viva i soldi! Soldi, soldi, ovvero papadrasti, mi danno donne whisky, salute e figli maschi, perché? Viva i soldi! Qui sei libero, libero e forte, sì, questa è la tua TV! Però qual è stata l'immagine primordiale di Ginger e Fred che hai avuto? Un'immagine iconica che poi c'è alla fine, che viene subito colta dal pubblico, è lei senza parrucchetta, col vestito da sera di Ginger, il cappottino e la valigia. Comunque c'ha questa valigia piena di sogni e con questa valigia piena di sogni poi se ne va. Cinque anni fa, quando ci siamo incontrati per Giovanna d'Arco, mi dicesti tutto ciò che ha a che fare con l'arte, ha a che fare con Dio. Cosa c'è di divino in Ginger e Fred? La grazia della musica e la bellezza che loro ricordano. Quello è la bellezza che toglie il fiato, che fa parte proprio della natura divina dell'uomo. La speranza qual è? La speranza è sotto la luce di poter parlare di sé, di essere qualcuno, perché vivendo davanti alla televisione pensano che solo entrando in quella scatola possano finalmente prendere aura, prendere peso, prendere luce. E questo è il problema, che è in qualche modo è un inganno, è un inganno. Signore, è tutto normale, eh? Voi state vedendo tutto quello che c'è dietro, poi in televisione è tutto perfetto. Sarete perfetti anche voi, sarà tutto straordinario. Sono trascorsi, diciamo, ormai
possiamo dire anche decenni in cui la televisione viene sottoposta alla lente della satira, no? Della denuncia, pensiamo tanti programmi ci sono stati, anche Indietro Tutta a suo tempo, no? Ma è cambiato qualcosa da allora? No, perché il mondo produttivo è incredibilmente pigro. Non è pronto a sperimentare. Steve Jobs diceva: il pubblico non sa quello che vuole fino a che tu non glielo offri. Un'altra curiosità che ho sempre avuto, ma io mi ricordo, ero insomma giovanissimo, adolescente, nel 1977, quando appunto ci fu, passò insomma sulla Rai il primo sceneggiato a colori, ma non Lescaut. È vero che fosti tu a suggerire Pink la colonna Floyd? Esatto. Certo, che fu una rivoluzione all'epoca. Una rivoluzione assoluta. Io parto sempre dalle musiche, avrei visto anche nello spettacolo quanto sono importanti, ho visto She Was Camille, Prelude di Kornowski, insomma. Lì io avevo questo 33 giri, come tutte le ragazze e ragazze della mia età, vicino al letto, che sentivo in continuazione. Era Wish You Were Here, no? Sì. E quindi a un certo punto ho detto: guarda Sandro, assolutamente bisogna mettere Sandro Bolchi, era il regista, e dalla terza puntata, da quando lei viene portata a New Orleans, a Nouvelle Orléans, per essere messa in carcere, nel deserto, poi muore nel deserto, c'è sempre I Wish You Were Here, è naturalmente un successo clamoroso che è stata anche la nostra rovina, perché è l'unico sceneggiato che non può essere commercializzato, esatto, perché diritti, non hai diritti. No? Sempre parlando di sonorità più che musica, invece un'altra cosa che mi ha sempre colpito quando lessi a suo tempo La Forza del Cuore, no? Sì. Il tuo libro, una cosa divertentissima, no? Raccontavi del rapporto con Giancarlo Giannini e il fatto che ti regalò una cassetta con tanti pronto, tutta piena di pronto in tutte le varietà. Dovevo capire subito, c'era qualcosa che non andava nell'ego. C'era ancora questa cassetta? No. La madre di tutte le domande, ovvero riconsiderando un po' in maniera ovviamente molto rapsodica la tua carriera, soprattutto teatrale, no? Da quel 1974 a 16 50 anni, sì. Con Streller, no? Nel Giardino dei Ciliegi. Poi, vabbè, Missiroli, Valli, Verullo, Gabriele, Lavia. E la domanda è: perché il teatro? Perché qua c'è la vita vera. Questa è la vita vera, queste sono le parole vere, i corpi veri, i pensieri fatti carne. Qui c'è la vita reale, nel silenzio, nel buio, nel tempo che ti prendi, nello sguardo su queste idee incarnate. Qui ti alleni a immedesimarti e a soffrire. E già quello è un bel pezzo avanti per creare materia umana. C'è una bellissima frase che dice: ma che cos'è l'attore? L'attore sono io sul palco che soffro e tu in platea che piangi. Go away, go away, go away. Parla prima lui, perché sennò... Ammesso e non concesso che io non sia un grande amante, ammesso e non concesso, un sacco di altre qualità. Io. Ah sì, e quali? Sì, ne ho altre. Vediamo, quali? Sono simpatico, sono divertente, sono imprevedibile. Sei bugiardo, egoista, infedele. Vabbè, fai la media. Viene bassa. Cercavamo un testo
di drammaturgia contemporanea che fosse anche già un classico, poi c'aveva dei precedenti straordinari in teatro con Alberto Lionello e Valeria Valeri e al cinema per la regia di Luciano Salce, quindi ci è sembrata una bella idea riportarlo in teatro. E poi soprattutto c'era questa accoppiata molto friccicosa, capito, tra l'Anatoli e Solfrizzi, che interessava tanto. Io ho deciso, diciamo, a prescindere dal testo, volevo fare una cosa con Emilio, e effettivamente poi, sapendo che si trattava di un classico, io devo dire che il teatro classico non l'ho proprio mai fatto. Quindi mi sembrava una cosa interessante, no? Sperimentare questo fuori dalla mia comfort zone. Io l'ho chiamata così questa esperienza per me, fuori dalla comfort zone. La mia casa è il cinema, chi nasce sul palco, il teatro e il palco sono la casa. Invece per me non è casa, è un po' parecchio fuori casa, anche perché ne ho un rispetto reverenziale, visto che nasco dal cinema, e faccio finta di... Bisogna spegnerla, e poi se non perché se no continua a... Faccio finta di non libitum, è così, e purtroppo è anche così. Tu hai fatto i bagagli? Sì, li ho fatti, devo solo chiuderli. Questa volta cerca di ricordarli. No, perché l'ultima volta se li dimenticati sul vagone hanno chiamato gli artificieri per farli brillare. Beh, come potevo essere stata tua moglie per tanti anni se non fossi stata anche io un po' cretina, eh? Una coppia che sta insieme da tantissimi anni, lui è un traditore seriale, ma in realtà lo spettacolo inizia con lui che scopre lei che ha un amante. E questa cosa... Inizialmente mi sono ribellata. Esatto, si è ribellata questa volta. Però in una coppia dove ormai tutto è sopito, dove l'amore sembra essere sotto la cenere, in realtà questo scatena tutta una serie di sentimenti ed emozioni. Gilberto, perché dici così? Scusami. No, ma io voglio che rimaniamo amici. Ah. Veramente ci tengo. Anche Leopoldo Augusto ci tiene. Cioè, tu dici che non mi serba rancore? No, assolutamente no! Lui, che è un grande scacchista, ordisce una trama che lei man mano capisce durante lo spettacolo, che io ordisco questa trama e invita lui a casa, insomma nella loro casa, l'amante, e così per dire semplicemente conosciamoci, io me ne assumerò le responsabilità del divorzio. Tu, mio marito, dici a me, tua moglie, di invitare qui il mio amante, passarci due giorni e poi partire con lui? Hai detto tu che dovevamo conoscerci, no? Sì, ma io intendevo dire dopo, Gilberto, dopo, mica subito, dopo. Va bene, ma vuoi mettere come più civile prima? Ma in realtà, invitando questa persona, lei si rende conto che questo amore non solo c'è ancora, ma riscopre un uomo che ha molte più qualità di quante lei ormai gliene attribuisse, e vede un uomo che è in grado di lottare per questo rapporto. Hanno costruito talmente tanto insieme che quei sentimenti vale la pena di salvaguardarli. Che grande buffone che sei! E lo vuoi ancora questo buffone? Sì, lo voglio. Gilberto è un vincente. È uno che ha sempre vinto, un narcisista maledetto, e come sapranno molte donne che incontrano dei narcisisti, sei destinata a soffrire accanto a uno così. Però in realtà sotto sotto c'è anche un cuore buono, eh? I fiori nascono dalle dita di Lisa come le stelle dalle dita della notte. Oh, signor Gilberto, ma lei dice delle cose meravigliose! E sono solo alla prima bottiglia di whisky! Non è semplice descrivere il personaggio di Lisa perché ha moltissime sfaccettature. Comunque è senz'altro il perno, il pilastro di questa coppia, senza la quale Gilberto non potrebbe essere Gilberto. Tu sei veramente un essere abietto! Schifoso e ripugnante, sei un porco, sei un verme, sei una carogna vile e perfida. Sono non essere così generica, di esattamente quello che provi, esattamente. Io voglio dire una cosa per le donne, è una cosa che capita spesso a noi donne, è di perdere lo sguardo dell'uomo. La donna continua spesso a guardare l'uomo. L'uomo perde lo sguardo sulla donna. Quindi io credo che alla fine di questo spettacolo la coppia trova un nuovo modo di guardarsi, trova un nuovo modo di scoprirsi,
è questo a cui io voglio dare spazio, perché nell'interpretazione io cerco comunque alla fine di metterci un po' di fragilità, di poesia. Lei vuole la poesia dell'amore è nello sguardo e lui non la vede più. C'è una battuta, lui dice: che cosa per colazione, tu il solito, no? E organizziamo la colazione per domattina, giusto? Tu il solito? Sì. Bene, allora per Lisa, cappuccino e brioche? Io prendo il tè verde con le fette biscottate. Da quando? Da sempre. Oh. Non lo sa. È un grande classico questo. Claudio è tantissime cose, potete percepire la sua presenza attraverso la scelta delle musiche, che è assolutamente in sintonia con i personaggi, lo raccontano molto, e soprattutto c'è la presenza di Greg nella sua intelligenza di fare un passo indietro rispetto a un testo che va rispettato. Greg non comunica in maniera normale, Greg ti fa uno sguardo, ti sposta in un modo, ti fa la cosa in un modo e tu devi acchiappare. E la prima cosa che mi disse è: va bene, ma questa è una partita di scacchi. Nel testo lui ha voluto rispettare questo andamento della partita di scacchi, perché l'inizio è un'apertura. Il medio gioco, cioè tutta la parte centrale, è un momento che si chiama negli scacchi il medio gioco, è il caos, perché non sai esattamente che cosa succederà, e poi c'è il finale. Il testo è esattamente questo. Inizia così e le prime battute lo indicano. Il sacrificio della regina è uno dei trucchi più antichi degli scacchi e tu ci sei cascata di nuovo. Il sacrificio della regina è uno dei trucchi più antichi del mondo, dice lui. Forse non so quanto consapevole di questa battuta, ma ogni volta che lui mi dice questo io so che lo spettacolo sarà il mio sacrificio, che poi però mi porterà a riaverlo. Io quando dice quella battuta, non gliel'ho mai detto, glielo sto confidando adesso, quando dice il sacrificio della regina io dico: ok, sono pronta, un po' la prendo un po' interiormente alla Santa Giovanna, capisci? La prendo un po' così. Lui non lo sapeva, adesso ho svelato il suo segreto, speriamo che non mi picchi. Il testo teatrale è lontano dal film e comunque secondo me mettersi a fare dei confronti su quello è sempre molto un territorio molto scivoloso, no? Bisogna sganciarsi dai propri miti e in qualche modo accettare la propria claudicanza, dico io, e fare quel che si può all'interno di quella che è la tua energia, che è la tua natura, che sono le tue possibilità in relazione al tuo compagno. Sposo in pieno quello che ha detto Carlotta, nessuno farebbe teatro più cimentandosi con classici tipo, che ne so, Il malato immaginario, oppure perché l'hanno fatto i più grandi, nessuno farebbe Shakespeare. I grandi servono perché rimangono grandi anche quando ci sei tu, che sei piccolino, però non è detto che non debba dire la tua. The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Io so che esistono delle persone che ritengono il teatro una forma di ripiego perché non ha la visibilità della televisione o del cinema, ma adesso, voglio dire, neanche dei social, anzi adesso i social hanno la visibilità maggiore. Io penso esattamente il contrario, io penso che il teatro sia la strada maestra, quella dove mostri i documenti al pubblico. Posso solo che confermare le parole del mio capocomico. Il teatro è dove puoi dimostrare se hai energia da regalare o se non ce l'hai. Te lo puoi dire a te: ce l'ho, non ce l'ho, oggi non ce l'avevo. Però il teatro è un dono diretto, quindi è importante, non è un ripiego, è l'inizio, nasce così, tutto nasce da qui. Da una roccia in cui uno un giorno decise di raccontare una storia a qualcuno. Bisogna fermarla, ho detto, perché vabbè, poi ma continuo. Perché? Stavo dicendo una cosa bellissima. Sì, dalla roccia alla roccia, mi sono spaventato. Alla detto, roccia dove qualcuno decise, rimarrà così questa. No, ma adesso voglio sentire la fine. Ce n'erano altri tre o quattro che volevano ascoltare e fu un pezzo di teatro. Mamma mia, siamo troppo forti! Girls walk with tender loving care.
Buonasera e benvenuti all'appuntamento con la rubrica Che teatro fa? Vediamo insieme quali saranno le previsioni meteo teatrali per le prossime giornate. Partiamo dal nord d'Italia, dove un potente vortice emotivo avvolgerà il Piccolo Teatro di Milano, che dal 14 al 18 febbraio ospiterà Dentro, una storia vera, se volete, di Giuliana Musso. Una delle voci più interessanti nel panorama contemporaneo del teatro d'indagine, che porta sul palco il tema disturbante e necessario dell'occultamento della violenza intrafamiliare. Il tabù è un prodotto culturale, è cultura. Come puoi pensare che tuo marito, il padre dei tuoi figli, per tutti questi anni dentro la tua casa abbia abusato di tua figlia? Allora io ho pensato a te, ho visto quello che fai. Tu col teatro puoi dire che certe cose succedono davvero. Ci spostiamo ora al centro, dove un vento mistico e musicale soffierà sulla città di Roma e sul Teatro Brancaccio, che fino al 25 febbraio ospita la Divina Commedia Opera Musical di Marco Frisina, diretta da Andrea Ortis e con protagonista Antonello Angiolillo. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Quello che ti aspetta sarà ancora più fitto. Guidami! Scendendo nella profondità sempre più dolorosa della pena dell'uomo. E quindi uscimmo a rivedere le stelle. Entrò nel cielo e fu il cielo. Infine, nell'Italia insulare, in particolare in Sardegna, tragiche perturbazioni teatrali si alterneranno a favolistici irraggiamenti passionali che stazioneranno sul Teatro Massimo di Cagliari, dove dal 14 al 18 febbraio Ferdinando Bruni è in scena con Edipo Re, una favola nera, di cui cura la regia assieme a Francesco Frongia. Su tuo padre hai gustato il piacere di uccidere. Tua madre hai gustato il piacere dell'amplesso. Così è stato sognato e così avverrà. Queste le previsioni meteo teatrali di Che teatro fa? Vi ricordiamo che sulla nostra pagina YouTube e sull'app Play 2000 potrete visionare le puntate di retroscena come e quando vorrete. Non perdiamoci di vista! Cari amici di retroscena, per seguire sempre e ovunque TV 2000 in Blu 2000 c'è ora un'ulteriore possibilità, l'app Play 2000. In cui trovate tutto ciò che trasmette TV 2000 e i podcast radiofonici di InBlu 2000. A vostra disposizione ci sono dirette, video on demand e podcast. Troverete le news di TG 2000, i programmi, i documentari e i film che avete perso o volete rivedere. Play 2000 può essere scaricata dai principali store. Con pochi click avete a portata di smartphone e tablet TV 2000 e InBlu 2000 sempre con voi. Davvero. In ogni luogo.